abbiamo ritenuto, e ringrazio pubblicamente il sindaco di Livorno che coraggiosamente ha tentato un'operazione che probabilmente gli sarà costata parecchio anche da parte della città, soprattutto del sindacato, che non mi risulta che sia stato tanto felice, soprattutto del PD, contrarissimo all'atto che è stato fatto a Livorno di salvare l'AMSA da un sicuro fallimento andando al concordato preventivo e non cedendo l'azienda ad aziende, scusatemi il bisticcio di parole, decotte come Iren, perché qualcuno continua a dire che Iren è un'azienda sana. Ci vedremo fra 4-5 anni per vedere com'è sana questa azienda, piena di debiti, annui di serve per aprire il suo per continuare ad aumentare il suo portafoglio, andare dalle banche e dire: guarda che bello, c'è un'altra azienda che ha questo valore, puoi farmi ancora un ulteriore prestito. Questo noi non lo vogliamo, perché sappiamo che poi quando si inizierà a parlare di risparmi e di tagli saranno sempre, come è sempre avvenuto, sulla pelle dei lavoratori. Non siamo per la macelleria sociale, siamo perché questa azienda possa continuare a lavorare. Noi siamo per la vera salvezza di Amnium, mentre oggi è dimostrato che Amnium sta servendo a qualcuno per un baratto politico affaristico. Noi questo non lo vogliamo. Ci dispiace che alcuni sindacati, o meglio un sindacato, si sia schierato completamente a favore, ma si vede che sulla torre c'erano i lavoratori e il centro-sinistra. Il sindacato ha preferito buttare giù i lavoratori e salvare il centro-sinistra. Questo non è il ruolo che noi pensiamo che debba fare il sindacato. Io lascio volentieri, e lo ringrazio di nuovo, so che è partito di corsa, si è fatto tutta la strada di corsa, fortunatamente è arrivato, al sindaco di Livorno, che ci illustrerà la posizione. Chiaramente poi daremo la parola al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Boccaccio, che ci illustrerà la posizione, e eventualmente, se ne ha voglia, ci illustrerà con quale posizione sulle aziende pubbliche il Movimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie veramente di aver avuto fiducia in noi nell'aver chiesto un nostro intervento. Io devo fare una doverosa premessa prima di iniziare questa serata. Come è stato detto, siamo venuti in fretta e in furia dopo il Consiglio Comunale che abbiamo avuto questo pomeriggio. Io non sono venuto qui a cercare di perorare una causa in particolar modo. Io vorrei ascoltare i vostri quesiti, le vostre domande, e provare ad aiutarvi a snocciolare un ragionamento con voi. Non sono una persona onnisciente, sono venuto con il mio assessore, che è la persona che maggiormente affronta con me questo tipo di problemi. Ho portato anche il presidente del Consiglio Comunale, che è quello che ha affrontato gran parte dei problemi che sono stati descritti da chi mi ha preceduto. Però, come vi dicevo, io non ho avuto il tempo di studiare in dettaglio. Alcune cose naturalmente le ho visionate, mi sono confrontato sia con il consigliere comunale di Genova che con la consigliera regionale, però credo che sia importante capire quali sono i vostri timori. Qual è la vostra speranza nell'ambito di quello che può essere una progettualità legata al mantenimento pubblico con l'ingresso del privato? Perché si aprono ovviamente scenari che sono molto differenti tra di loro. Quindi, come è mia consuetudine, io non sono aprioristicamente per una posizione, se non nell'ambito di un contesto, con le condizioni al contorno che ritengo debbano essere messe. Premesso che tendenzialmente noi abbiamo sempre mantenuto l'acceleratore sul mantenimento dei servizi essenziali totalmente pubblici, e su questo abbiamo fatto delle battaglie anche molto importanti. Però ci sono da capire tutta una serie di parametri che io ho bisogno con voi di capire, quindi mi piacerebbe, più che fare un intervento e illustrare qual è la posizione, mi piacerebbe capire, attraverso anche le vostre domande, come poter in qualche modo provare a strutturare poi una serie di risposte. Quindi lascerei la parola proprio a voi. Allora, abbiamo ritenuto come gruppo questo incontro decisamente importante, perché i timori dei lavoratori
sono seri, sono importanti, ne vengono da distante. E spesso abbiamo sentito parlare del modello Livorno, no? Volevamo un attimo conoscere qual è stato il percorso che ha portato l'azienda di Livorno a essere risanata in 3 anni su un progetto di 5, che prevedeva un recupero dei debiti in 5 anni, e con le ricadute sui lavoratori, sui cittadini, sulla città, perché è inutile, questo è un servizio pubblico, lo riteniamo assolutamente prioritario che debba rimanere in mano al Consiglio Comunale, quindi alla parte pubblica, non diventi motivo di profitto, ma ne volevamo conoscere nei dettagli. Quindi Filippo, da dove sei partito e dopo 3 anni dove sei arrivato? Allora, questa è una domanda molto interessante. La situazione di Livorno ve la descrivo abbastanza sinteticamente così. Noi abbiamo ereditato un'azienda con un indebitamento veramente molto 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 alto. È tipico delle partecipate aver avuto in qualche modo gran parte di quello che è una inefficienza della classe politica, che ha spalmato sulle proprie partecipate l'indebitamento medio. Questo a causa di tutta una serie di leggi, norme che nel corso degli anni sono andate avanti, che hanno imposto invece i bilanci comunali di essere in ordine. Tutto il resto è stato spalmato sulle 8.000 partecipate che i comuni hanno. Nella fattispecie Livorno si è trovata nelle condizioni di avere, al momento in cui abbiamo fatto il primo bilancio che noi abbiamo definito bilancio verità, un indebitamento di oltre 42 milioni di euro. Ora, la situazione con un'azienda con oltre 300 dipendenti e molta esternalizzazione dei servizi essenziali ci ha visto ovviamente affrontare questo come un problema molto grave. Perché? Perché si sta parlando ovviamente di un'azienda che svolge un servizio essenziale, quindi non un servizio facoltativo, servizi ambientali. Sapete perfettamente che laddove l'azienda non è nelle condizioni, addirittura la prefettura procede con il precetto verso quello che è un servizio che non si può ovviamente non fare. Il problema è di una natura doppia. Da una parte cercare di far comprendere che il percorso che abbiamo avviato, cioè quello del concordato preventivo in continuità, andava in qualche modo a tagliare l'ipotesi di una ricapitalizzazione. E ora vi spiego in dettaglio perché questo motivo. Dall'altra, il bisogno, anzi l'esigenza, di far sì che l'azienda procedesse verso un efficientamento aziendale vero e proprio. Ora, queste due cose apparentemente sono scollegate, in realtà noi riteniamo di essere riusciti in qualche modo a unirle in un unico aspetto. Premetto che non è detto che questa sia la strada che riguarda la situazione di Amio, cioè io vi racconto la situazione di AMPS, poi la situazione di Amio sta da un'altra parte e magari andando avanti con l'incontro la affrontiamo. Per dire che cosa esattamente? Per dire che la situazione di AMPS, dal momento in cui noi l'abbiamo voluta fortissimamente salvare, ha richiesto soprattutto un atteggiamento di reale efficientamento dell'azienda. Ora, quando si analizzano i bilanci dell'azienda e si arriva ad avere un indebitamento così importante come quello che vi ho raccontato, ci sono poche cose da fare. La prima tra tutte è chiedersi ovviamente che cos'è che affonda l'azienda, soprattutto nell'ottica di vedere l'azienda che di fatto ha esternalizzato la maggior parte dei servizi. Quindi noi lo abbiamo detto molto chiaramente, l'azienda era con una testa troppo pesante, aveva una parte quadri, dirigenti molto, come dire, molto grassa, ma non aveva internamente i servizi che sono quelli dello spazzamento, della raccolta carta cartone, tutti quelli che perfettamente conoscete, perché mi immagino che anche voi li vivete quotidianamente. Quindi ci siamo posti il problema:
di che cosa fare, quindi che tipo di atteggiamento avere nei confronti anche degli appalti che avevamo dentro e soprattutto se a causa di questo indebitamento noi eravamo nelle condizioni di tirarla via dalle sabbie. È chiaro che quando si parla di efficientamento dell'azienda, spesso e volentieri ci siamo trovati in Italia a rispondere a un gioco perverso che è quello della ricapitalizzazione aziendale. La ricapitalizzazione aziendale però difficilmente produce efficientamento dell'azienda. Cioè la ricapitalizzazione aziendale sicuramente risponde a un bisogno che è quello di salvare il bilancio, che è quello di tappare un buco di bilancio, ma non necessariamente va a sanare quello che ha creato quel buco di bilancio. Quindi la strada che noi abbiamo scelto, che è quella del concordato preventivo in continuità, invece, va esattamente in questa direzione. Cioè, ci siamo detti che cos'è quel qualcosa che può andare a cambiare anche internamente l'atteggiamento che l'azienda ha verso se stessa, a delle persone che magari sono state tanti anni sotto quello che di fatto è un ricatto occupazionale, attraverso una continua proroga, contratti di assunzione a tempo determinato, Coco Pro e via, e compagnia cantante, ve lo dico, non mi fa piacere. Io proprio in questi giorni ho guardato delle situazioni estremamente virtuose come quella di Adriano Olivetti e sinceramente mi hanno colpito veramente in profondità nell'ottica che suo padre, Camillo Olivetti, se non era suo padre, si chiamava Camillo, non me lo ricordo neanche, comunque mi sembra Camillo Olivetti, disse ad Adriano, che invece è molto più famoso, dal quale poi deriva la Fondazione Olivetti, disse: guarda, puoi fare tutto quanto, quello che hai in mente lo puoi fare, ad eccezione di una cosa, licenziare anche solo una persona. A me questa cosa mi ha colpito veramente tanto nel momento in cui l'ho sentita. E ho capito anche le tante questioni che sono venute fuori durante tutta quella vertenza AMS che mi immagino anche voi abbiate avuto modo di vedere. Perché vi dico questo? Perché effettivamente bisogna stare molto attenti quando si affrontano questioni così complesse. Si fa presto anche a dire questa è la strada corretta, questa invece è quella sbagliata. Io non credo che esista una ricetta. Io credo che da parte nostra di amministratori ci debba essere l'umiltà di comprendere che ogni situazione ha le sue complessità, tante, e bisogna veramente mettersi a disposizione soprattutto dei lavoratori, i quali però devono compiere un gesto importante laddove ci si trova davanti a una situazione di un'azienda in crisi, perché non è giusto nemmeno spalmare sui lavoratori la responsabilità delle problematiche o di una classe dirigente che magari non è stata capace ed efficiente di dare delle risposte. Dall'altra però bisogna anche dire che non sempre la responsabilità sta solo da una parte. Quindi, e vado a rispondere alle tue affermazioni, tu dici perché si è sentito parlare di assunzioni? Sì, molte assunzioni. La prospettiva, per quanto ci riguarda, è di un numero di assunzioni in crescita. Si parla, se non erro, di un 33 stabilizzati all'inizio, che in realtà non sono stabilizzati perché rispondono a un bisogno, quindi non è di fatto una stabilizzazione di precari, ma è stata fatta un'assunzione vera e propria di 33 persone. Dopodiché abbiamo proceduto a un ulteriore fabbisogno di altri 56, 40? Il saldo è 40, perché ci sono state poi delle riduzioni di alcune figure, quindi complessivamente un saldo di più 40, reinternalizzando servizi. Però questo è un percorso, è chiaro che avere più 40 persone, a mio modo di vedere, è una cosa positiva. Però ricordatevi quello che vi ho detto, la parte che veramente per noi era importante è far sì che l'azienda riuscisse a stare sulle proprie gambe e soprattutto a fornire servizi efficienti al cittadino. Quindi perché abbiamo detto saldo 40? Perché probabilmente qualcuno ha avuto qualche demansionamento, perché qualche furbetto all'interno del percorso complessivo purtroppo c'era. Quindi
Il ruolo importante nel momento in cui si va a risanare, a ridare veramente, a cercare l'asciutto, a rimettere un'azienda sulla giusta carreggiata, è stato quello di riguardarla completamente nella sua persona, che avevano l'angoscia di perdere il lavoro e che oggettivamente hanno espresso un'aggressività che veramente sta al di sopra di quello che uno si immagina. Però abbiamo cercato di capirli veramente fino in fondo, quindi non ci siamo posti su delle barricate. Qualcuno ha anche provato a strumentalizzarli, e di questo io me ne dispiaccio, perché il ruolo del sindacato è quello di fare il sindacato. E fare il sindacato non è facile. Fare il sindacato vuol dire difendere il lavoratore, ma vuol dire anche difendere l'azienda che dà al lavoratore quel lavoro. E quindi non sempre si deve stare a prioristicamente dalla parte dei lavoratori. Talvolta, quando i lavoratori compiono delle cose, bisogna avere la forza di riportarli nella giusta direzione. Con un'azienda come AMPS questo è stato un lavoro molto complicato da fare, molto molto complicato. Alla fine, a forza di accomodamenti, le cose sono andate nel migliore dei modi. Dovete considerare che quest'anno abbiamo chiuso il bilancio, con 2 milioni e 900 mila euro di utile. Però queste sono delle esperienze positive che credo che possano fare da modello per il risanamento degli enti, delle partecipate, quindi del rapporto che c'è tra servizi essenziali e enti locali. Quindi il motivo per il quale io naturalmente sono qui a raccontare questa cosa oggi è perché non credo che questo sia il modello che pari pari va preso e va applicato in una situazione come la vostra, perché non si può partire da questo, perché quello è certamente una situazione difficile che noi abbiamo portato verso una situazione di completa risoluzione. Il contratto di servizio scade tra alcuni anni, ci sono delle dinamiche regionali che vorrebbero togliere addirittura il contratto di servizio all'azienda, c'è la volontà da parte della regione di creare delle macro aziende che fanno da gestore unico, alle quali noi con forza e determinazione diciamo che non è la strada che permette l'ottenimento dei buoni propositi o del risanamento delle aziende o, come ci viene detto, del raggiungimento delle giuste economie di scala che migliorano il servizio. E noi abbiamo avuto l'umiltà di metterlo nero su bianco attraverso un confronto elementare, che è stato quello del nostro piano industriale, che è stato presentato all'interno del concordato in continuità, rispetto al piano straordinario che è stato fatto da LATO, che è l'ambito territoriale ottimale, uno dei tre della regione Toscana, che dimostrano chiaramente che in prospettiva dei prossimi anni AMPS, e quindi i cittadini livornesi, avranno la tariffa più bassa della Toscana. Cominciare l'inceneritore ci è costato semplicemente perché qualcuno prima di noi che governava la città si era messo in testa di fare quella che tecnicamente si chiama terza linea, ci è costato su un progettino, quindi poco più che carta, 2 milioni e mezzo di euro di progettazione finita nel niente, e che noi abbiamo messo nel bilancio verità e che quindi abbiamo portato a passivo per l'appunto nell'annualità del 2014 o 15, Gianni, 14. Quindi dire che l'inceneritore ci aiuta anche semplicemente da un punto di vista di ciclo economico e finanziario, se ne potrebbe parlare parecchio. E non ci metto dentro la partita ambientale, per la quale non ci aiuta per niente, e su questo ne sono assolutamente convinto.
dire che noi abbiamo avuto un contenzioso con GSE relativamente ai CIP 6, quindi a quelli che erano gli incentivi che venivano dati per quello che veniva definito recupero energetico, che, e anche qui guardo Gianni, se non erro, vado a memoria perché cerco di rimuoverle queste cose, sono state veramente brutte, 4.750.000, me lo ricordavo, però volevo vedere se eri preparato. 4.750.000 che si aggiungono per l'appunto ai 2.500.000 di qui sopra, quindi parliamone del quanto ci ha aiutato l'inceneritore di Livorno. Noi siamo la prima amministrazione che ha annunciato nel 2020, nel 2021 di voler chiudere l'inceneritore, e lo abbiamo messo nero su bianco, e qualcuno ha detto però non è detto che ci siate voi a governare la città. A parte il fatto che questo è vero, non è detto, ma non è detto nemmeno il contrario. Il punto fondamentale però è che questo spetta alla città a deciderlo e non a coloro che in qualche modo fanno speculazione su queste cose. Noi abbiamo semplicemente avuto il mandato di mettere nero su bianco un piano, che è quello che quest'anno ha prodotto i 2.900.000 che vi ho detto, che è stato addirittura approvato dal tribunale, è stato votato dai creditori e che quindi di fatto ha avuto l'avallo di tutti, tant'è che è avvenuta quella che si chiama omologa l'8 di marzo del 2017. Questo è frutto del fatto che il contratto non è stato toccato, però è stato toccato l'integrativo, ma il contratto non è stato toccato. E non mi pare poco essere su un'azienda che potenzialmente è fallita, sedere su un'azienda che potenzialmente da domani ha una prospettiva. È un cambiamento importante. Relativamente allo sblocco della Madia, noi avevamo messo nel nostro percorso un ampliamento di quello che è il PAP, quindi il porta a porta, per poter svolgere l'obiettivo dello spengimento dell'inceneritore. Siamo andati in modo chiaro e netto, rispettando quelle che erano fin dall'inizio le linee di mandato, nel cercare di intensificare e di andare verso un riciclo e riuso in modo molto pesante dell'intera area cittadina. È chiaro che questo comporta un cambiamento di alcuni asset dell'azienda, primo tra tutti quello che ad esempio noi stiamo vivendo con fatica anche dal punto di vista del cittadino, perché vediamo sparire i cassonetti, quelli grandi, e vediamo comparire i piccoli cassonetti o i medi per quanto riguarda i condomini, perché stiamo andando verso una differenziata sempre più spinta. Le nostre percentuali stanno crescendo molto rapidamente e questa cosa ovviamente comporta un maggior numero di persone che lavorano, ma cambia la prospettiva dell'azienda e cambia anche naturalmente tutto il rapporto ambientale. Cioè c'è bisogno di una comunità, di una città che decide di andare in una certa direzione, ma lo deve decidere, e è faticoso perché non è facile. Io mi sono sentito tante volte dire da tante persone, anche anziane, stiamo facendo molte analisi puntuali rispetto a particolari pezzi di società civile, analisi di qualità del servizio che viene erogato, analisi della qualità del servizio che in qualche modo gli stessi cittadini, nel momento in cui si mettono in cammino perché vogliono una differenziata di quel tipo, devono sopportare. Perché fare la differenziata spinta, quindi andare a fare una differenziata veramente importante e qualitativamente di livello, non è né facile né immediato né indolore da parte di nessuno. Il prolungamento del servizio, lo capisco, tu hai detto che il servizio per quanto riguarda AMIU si concluderebbe nel 2020 attraverso un potenziale ingresso di un privato. Si potrebbe andare verso un prolungamento del contratto di servizio. Beh, questa è una cosa che dovete valutare con grande attenzione da tanti punti di vista.
Una delle cose che non ho ancora sentito dire a nessuno stasera, nella prospettiva futura di questa azienda, è piano industriale. Io credo che il piano industriale sia uno degli elementi nodali della questione, attorno ai quali è necessario comprendere bene in quale direzione andare. Fatemi dire però un'altra cosa. A Genova siete prossimi a delle amministrative, quindi siamo alla conclusione di un ciclo amministrativo di 5 anni. È quantomeno insolito, anzi, insolito forse non è neanche il termine giusto. Credo che non sia morale che alla conclusione di un percorso come quello amministrativo, un'amministrazione uscente prende delle decisioni di questo tipo. Se la futura amministrazione, e qui è la parte che è dicotomica rispetto a quello che stiamo dicendo, deciderà che Genova vuole andare verso una direzione, io auspico che sia così da un punto di vista ambientale, che porta verso una differenziata spinta, che quindi non vuole andare verso l'incenerimento, cerca in qualche modo di fare questa differenziata di una qualità talmente alta da poter esportare e vendere tecnicamente i materiali che sono frutto della propria differenziata. Bene, per arrivarci avrà bisogno di tempo e dovrà investire in questa direzione qui. Quindi c'è bisogno di fare un piano industriale che dia prospettiva a questa azienda. Avete parlato di un incremento tariffario, se non erro, perché poi stavo parlando con lui, ridimmelo, 7%. Benissimo, allora, anche rispetto a questo, non fa mai piacere aumentare le tasse, e lo dico da sindaco, cioè a me non fa piacere aumentare le tasse, però io all'inizio del mandato mi sono trovato in una marea di debiti che non ho avuto alternativa nel primissimo periodo. Cioè ho dovuto ritoccare quelle pochissime aliquote che potevano essere ritoccate perché altrimenti avrei dovuto tagliare i servizi essenziali. E allora, ah, sindaco cattivo, hai detto, hai fatto, hai brigato. Quest'anno, invece, siamo andati a ritoccare in modo significativo, al ribasso, le tariffe per l'appunto della TIA. Dico questo perché tutto questo ragionamento deve stare in piedi rispetto a dove volete andare. Dove volete andare come città e non soltanto come dipendenti dell'azienda. Perché anche qui dire che c'è un incremento tariffario del potenzialmente 18%, poi rinegoziato al 7%, vuol dire che avete bisogno di un gettito importante per poter salvare l'azienda e che in un modo o in un altro poi paga il cittadino. Allora, e vi faccio l'esempio che ho fatto all'inizio del mio intervento, tutto questo genera efficientamento dell'azienda? Perché guardate bene, di fatto incrementare le tariffe è un po' come procedere verso la ricapitalizzazione, non cambia molto. E se volete stare a sedere su un'azienda che invece ha bisogno di creare efficientamento, non è attraverso questo curioso paradigma che voi risolvete il problema. Io con Gianni, l'assessore, più di qualche volta ho fatto l'esempio che la ricapitalizzazione, o se volete l'aumento tariffario, è un po' come dare della droga a un drogato. Finché non gliela levi, non smette. Perché un incremento tariffario genera sicuramente un capitale che entra in azienda, che è tale e quale a un percorso di ricapitalizzazione. Non cambia molto, è solo diluito e perdura negli anni. Ma se questo non è abbinato ad un piano industriale che asciuga l'azienda e quindi la
veramente la fa entrare in un percorso di efficientamento, non si ottiene niente. Tra qualche anno vi ritroverete esattamente nelle solite condizioni. O l'azienda cambia, proprio cambia registro, oppure continuerà ad andare avanti nella solita identica direzione. E c'è un'inerzia in questo, perché quadri, dirigenti, dipendenti che stanno all'interno di tutti i vari comparti dell'azienda, piuttosto che tutto quanto il resto, fornitori, rapporti di pagamento brevi, lenti, hanno tutta una dinamica estremamente complessa che fa parte di quello che vi ho detto. O entra dentro a un piano di efficientamento o la mantiene verso quello che è un continuo buco che rigenererebbe nel corso del tempo. Qualcosa deve cambiare e qualcosa di importante deve cambiare. Dico semplicemente questo: c'è stata una riduzione complessiva del costo nel medio periodo, quindi l'assunzione dei 33, quindi la stabilizzazione, in realtà poi torno a ripetere, io dico impropriamente stabilizzazione, ha generato un ciclo virtuoso per l'azienda che ha provocato un risparmio. Noi abbiamo giocato a un certo punto un ruolo importante, che è stato quello di reinternalizzare dei servizi che invece erano andati via. Quindi è su questa partita che in qualche modo abbiamo avuto gioco facile, però il personaggio losco lì accanto sono sicuro che qualche cosa di interessante avrà da dire. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Gianni Lemmetti, sono l'assessore alle finanze, quindi bilancio partecipato, contratti, sì, l'ho seguita dall'inizio la fase dell'AMS. Allora, ho sentito il racconto del signor, sì, e io sono abituato anche a spezzettare il ragionamento, perché cioè, sembra quasi un mantra che vi hanno raccontato. E nel racconto andrebbe spezzettato e cercare di analizzare bene come vi hanno descritto l'azienda e come vi hanno descritto il comune, perché dalle parole che ho sentito oggettivamente ci sono dei passaggi che non combinano insieme, quindi c'è cioè, tari, costo del servizio, ingresso di IREN, aumento del 18%, cioè, sembra un mantra che però in realtà non è così. Analizzando solo l'aspetto del personale dal punto di vista tecnico, allora nella prima fase l'idea del piano di risanamento che porterà il costo del servizio, poi è chiaro che l'ordine di grandezza tra Livorno e Genova è diverso, quindi voi prendete magari le percentuali di quelli che vi dico, noi abbiamo un costo del servizio pari a 31.880, stabile nel corso del tempo, quindi 31.880.000 euro il costo del servizio. Alla fine del piano industriale, il piano concordato, il costo del servizio identico con l'estensione del porta a porta al 100% va a 27 milioni di euro. Quindi questo è quello che noi intendiamo come piano di risanamento. Questo piano di risanamento prevede l'assunzione di nuovo personale? Sì. Ha previsto durante la presentazione del piano concordato l'assunzione di 33 precari? Sì. Perché noi abbiamo dimostrato che il nuovo piano industriale con l'assunzione di nuovo personale abbassava le spese dell'azienda. Tutti ci avevano detto che era impossibile e invece niente è impossibile. Bravo, cioè bravo. È possibile assumere personale da impiegare all'interno dell'azienda e abbassare il costo del servizio. Noi ce l'abbiamo fatta. Basta prendere l'azienda e fargli fare effettivamente l'azienda. Questo deve fare. Per la Madia, perché noi abbiamo già risistemato alcuni statuti delle società partecipate, vi faccio l'esempio, il controllo analogo congiunto sull'in-house, noi siamo i primi in Italia a averlo fatto. Cioè, come si applica il controllo congiunto sull'in-house nel caso in cui gli enti pubblici siano proprietari di quote di partecipazione e quindi come si stabilisce il controllo analogo congiunto? Stessa cosa, nell'analisi della Madia è vero che non si può assumere a tempo indeterminato perché l'articolo 19 del decreto sulle società partecipate vi dice che c'è l'impossibilità di farlo. Ma la ministra si è dimenticata poi che gli enti locali hanno anche altre normative. Primo,
Intanto non stabilisce che l'atto di indirizzo deve essere sulle spese del personale, ma è sulle spese di funzionamento. Quindi è chiaro che l'azienda cosa deve fare? Deve dimostrare, quando procede all'assunzione, che il modello con il quale eroga il servizio prevede che ci sia un abbassamento delle spese di funzionamento, dove dentro ci sono anche le spese del personale. Se le spese di funzionamento diminuiscono, io posso assumere personale. La modalità che viene vietata dalla Madia è il fatto di assumere personale dall'esterno prima di aver esaurito quello già dentro le partecipate. Cioè, capisco che la ratio della norma sta in questo. Perché devo assumere nuovo personale laddove sarei costretto a licenziare personale che il diritto di essere dipendente all'interno di una partecipata ce l'ha già? Allora ha istituito in Toscana, ma penso che sarà anche nella regione Liguria, il registro regionale delle partecipate, ossia l'azienda cosa deve fare? Deve dichiarare quelli che sono gli esuberi rispetto al piano industriale che ricordava prima il sindaco e mettere a disposizione delle altre partecipate nel territorio quelli che possono essere gli esuberi. Ma quella cosa lì va fatta con grano salis, non è che si fa una mietitura del personale che c'è all'interno delle aziende. Cioè bisogna creare il piano industriale in modo e in maniera che il personale che è attualmente dipendente sia impiegato in servizi da efficientare. A quel punto l'ente pubblico ha la possibilità di simulare il registro regionale all'interno delle proprie partecipate, cioè basta che faccia la ricognizione del personale di tutte le partecipate, che vengono identificati gli esuberi da una parte e il fabbisogno dall'altra, e abbia la possibilità di utilizzare, come fa il registro regionale non ancora istituito perché mancano i decreti attuativi, la possibilità di fare la mobilità interna alle partecipate. Se ci sono esuberi da una parte, possono essere trasferiti nell'altra partecipata dove c'è la necessità. Una volta esaurito la mobilità interna alla partecipata, poi si può procedere. Perché io ho esperito tutto. Se tengo più basse le spese di funzionamento, posso procedere per salvaguardia, del decreto Madia, purtroppo, e questo lo dico perché l'abbiamo detto a tutti, purtroppo, devo utilizzare lo strumento del tempo determinato, devo, ancorché il piano industriale prevede che quantomeno nel nostro caso fino al 2021 e poi fino al 2030, perché noi il contratto di servizio ce l'avremo fino al 2030, l'estensione del porta a porta ci porta a un fabbisogno stabile di personale che noi dovremo integrare con il tempo indeterminato una volta che il decreto attuativo sul registro regionale sia pronto. Nel frattempo le assunzioni a tempo determinato sulle graduatorie che noi abbiamo le possiamo fare. Chi vi dice che la Madia impedisce ogni tipo di assunzione in realtà non è onesto intellettualmente, perché il meccanismo c'è. Se però il piano industriale prevede prima una riorganizzazione del servizio, questo va fatta la riorganizzazione del servizio, sono i manager da una parte che lo devono fare perché è il loro compito. Se non sono in grado di farlo, devono cambiare lavoro e fare un'altra cosa, e quindi devono andare via. E poi l'ente pubblico si deve prendere la responsabilità, come abbiamo fatto noi, di gestire l'azienda. Dovete capire che esiste anche il rispetto istituzionale. Io sono venuto a parlare con voi, però non sono qui a fare campagna elettorale a nessuno. Io sono venuto qui a raccontare... Io sono venuto qui a raccontare le buone pratiche, perché le buone pratiche non appartengono a qualcuno, le buone pratiche appartengono a tutti quanti i cittadini. Quindi non mi mettete in una condizione di difficoltà, perché io davanti alle situazioni di difficoltà poi sono uno di quelli che non scappa, reagisce, e non sono piacevole quando reagisco. Quindi abbiate rispetto di me e di chi vi ha trattato male, perché troverete i luoghi giusti per fare quello che è giusto fare a chi vi ha trattato male, però non mi usate. E io sono venuto qui non a dare delle ricette, sono venuto qui per far venire a galla i quesiti ai quali io non posso dare le risposte, perché io mi occupo di Livorno e non di Genova. Bravo.
vorrei chiarire quanto forse ho detto male, non sono stato bravo a farmi capire. Noi non è che sponsorizziamo il metodo Livorno piuttosto che un altro metodo. Noi abbiamo l'esigenza di capire quali sono le alternative al metodo PD, al metodo IREN. Cioè una cosa diversa, perché noi ci è stato detto che gli unici che ci possono salvare è IREN, tutti gli altri ci affossano. Ora io non sto a fare un intervento specifico, che sarebbe da capire perché il Comune non ha sanato il bilancio nel 2015 e nel 2016, perché Amiu non era un'azienda in debito e in rosso, Amiu fino al 2014 era un'azienda in attivo. Purtroppo la chiusura della discarica di Scarpino, e qui c'è un problema di management aziendale e politico, che ha fatto finta di niente per 11 anni andando in discarica in deroga, non ponendosi il problema che prima o poi la provincia la deroga poteva levarla. Nel momento in cui è stata chiusa la discarica è chiaro che non hai più entrate perché vendi spazi in discarica, hai 3 milioni di uscita, ecco lì che è fatto. Ma un'amministrazione previdente che avrebbe voluto salvare l'azienda avrebbe probabilmente aumentato la tassa già nel 2015 e nel 2016 e non saremmo a questi livelli. Ho scritto che cosa ha generato il debito, perché fino a che non comprendete che cosa ha generato il debito non si può in qualche modo andare a curare l'azienda, e questo è fondamentale, cioè è uno dei primi aspetti che devono essere messi in piedi. Poi quali ingredienti con l'ipotesi di incremento tariffario cambiano la 1, cioè nell'eventualità che si voglia andare verso un'introduzione di finanza sia derivante da incremento tariffario, non si può per legge andare verso la ricapitalizzazione per i motivi che sapete, quindi dobbiamo andare a capire in quale modo si bonifica l'atteggiamento che l'azienda ha verso ciò che ha generato quel debito. Se esiste un piano industriale, e questo è un aspetto molto molto importante, se non esiste bisogna che in qualche modo ci sia una prospettiva e in quanti anni, cioè quindi è un piano industriale che vuole andare in quale direzione e per quanto tempo. Di conseguenza, una volta che esiste il piano industriale, esiste anche il piano tecnico e finanziario che sta abbinato al piano industriale. E poi nei costi complessivi della società, dove stanno i 1700 dipendenti e con quali eventuali variazioni contrattuali stanno all'interno dell'equilibrio di risanamento dell'azienda. Perché io prima ho sentito un intervento, me la sono anche presa con un personaggio che ora vedo che non c'è più, ma non importa, perché gli ho detto non si può partire dal presupposto che tutti quanti sono intoccabili. Ma non tanto dal punto di vista, e dico una cosa forse impopolare, ma che dovete secondo me farvene tesoro di questo. Io non dico tanto dal punto di vista degli esuberi, quanto dal fatto che se tutti quanti si partecipa al risanamento, si partecipa tutti al risanamento. Però non deve essere né che partecipano soltanto i lavoratori, né che partecipa soltanto l'incremento tariffario, cioè deve essere veramente socializzato un risanamento, quindi che si vada verso un'eventuale nuova prospettiva dell'azienda. Ecco, su questo io, e non appartengo naturalmente a questo territorio, e ve l'ho detto fin dall'inizio, non sono assolutamente qui a fare campagna elettorale, spero di aver risposto alle vostre domande, quelle che mi avete fatto, e spero soprattutto di avervi dato modo di comprendere qual è stato l'approccio verso cui noi abbiamo poi agito. Però quel modello è unicamente legato al nostro territorio e a quella condizione. Rispondendo invece a queste cose, secondo me voi potete in qualche modo dare le risposte a quelle che sono le vostre esigenze e di cittadini e di lavoratori. Vi auguro una buona notte, grazie di avermi ascoltato e a presto, arrivederci.